Vorrei parlarvi di un tema che per me è centrale nella riflessione filosofica, cioè lo scopo della vita, il significato, il senso della vita. Per me è questo che dovrebbe essere centrale, non tanto una verità con la V maiuscola. Oggi forse siamo lontani dalla verità, o forse la verità fa parte del senso della vita. Forse sono la stessa cosa, o forse no. Comunque, credo che questo sia un interrogativo che ognuno di noi si è posto in una fase della vita, in un periodo, in un altro. Oppure ne ha discusso con gli amici, ha cercato dai libri una risposta. I libri sono unilaterali, procedono nel loro discorso come un interlocutore che non ci dà molto retta. E poi anche i libri servono, perché magari parlano per noi, oppure noi cerchiamo di far sì, fingiamo forse, a noi stessi che parlino a noi stessi. Quindi cerchiamo delle soluzioni, un tempo. Come è noto, in Occidente la Bibbia aveva svolto questa funzione. Quindi, di fronte ai problemi filosofici, la Bibbia forniva risposte. Perché ovviamente qual è lo scopo della vita o qual è il senso della vita, come preferisco dire, è una domanda, esige risposte, è una domanda filosofica. Alcuni dicono che le domande filosofiche non vogliono risposte. E anche questo è vero, in un certo senso. Sarebbe presuntuoso rispondere alle domande filosofiche, ovvero pretendere di aver trovato la risposta una volta per tutte, la risposta essenziale. Ma forse la risposta non è l'unica, quindi anche questa domanda, qual è il senso della vita, non avrà una semplice risposta, o forse avrà una articolazione di tante risposte che però indicano uno stesso percorso, quello che i cinesi chiamano il Tao. Certo, il senso della vita può essere il Tao, però dobbiamo renderlo comprensibile a noi occidentali, cioè, detto che sia il Tao, non abbiamo detto molto. Un tempo si diceva Dio è il senso della vita, quindi ancora la Bibbia per il mondo occidentale. E non dico nemmeno che questo sia escluso. È difficile rispondere a questa questione. Diventa un enigma. E forse la vita stessa, la nostra vita è la risposta. Quindi non dovremmo metterci a tavolino a calcolare la scoperta del senso della vita. Magari qualcuno di noi
anche qui tanti, intendo, da bambini, quando si sono posti le prime domande, non necessariamente filosofiche, hanno pensato al senso della vita e lo hanno trovato, o forse non sapevano di averlo trovato, lo hanno trovato a loro insaputa, si può dire. Forse chi non l'ha cercato lo ha trovato. Nel nostro percorso ci troveremo spesso nel paradosso, in frasi che la logica formale non saprebbe spiegare. Ecco, come anche ciò che ho detto prima, è importante domandarsi del senso della vita, però magari chi non lo fa e lo vive si trova già su un terreno migliore. Ecco, questo è uno dei tanti paradossi relativi al senso della vita.